Bentornati sul mio canale anche oggi. Il vlog di oggi diciamo che è un po' regionale, ecco, parliamone perché è doveroso appunto raccontare la storia di questo importante impresario della Toscana che non per tutti sarà assolutamente famosissimo, anche se a dire la verità in un periodo musicale anche di spettacolo abbastanza ampio è stato determinante per quale motivo? Perché se tu da toscano cantante o attore o presentatore o anche bellezza toscana, perché si parla anche di Miss Italia, volevi diventare importante nel mondo dello spettacolo italiano, ecco, da toscano c'era una barriera che dovevi assolutamente superare. La barriera in questione era quella di Fernando Capecchi. Solamente passando da Fernando Capecchi riuscivi probabilmente ad andare oltre. Questo è quello che ha vissuto gran parte degli artisti toscani che avevano come punto di riferimento quasi esclusivamente questo grande impresario della musica e dello spettacolo in generale. Era molto difficile per i toscani che non passavano di lì riuscire ad arrivare a fare qualcosa di importante. Oggi vi racconto la storia di questo impresario toscano che ha praticamente determinato il successo di gran parte degli artisti toscani che oggi sono diventati artisti importanti. Fernando Capecchi nasce come vivaista, poi decide di occuparsi del mondo dello spettacolo. Allora, diciamo, lui non è mai stato un musicista, né tantomeno un cantante, né tantomeno un operatore della televisione, assolutamente. Ha solo questa grande passione per lo spettacolo e diventa tale scout in un certo senso e si mette a scoprire nuovi talenti. Nel 74 fonderà per questo motivo una sua agenzia di spettacolo famosissima in Toscana che si chiama Vega Star. La Vega Star inizialmente si occuperà della musica leggera, lo farà grazie anche alle spiccate doti di tale scout dello stesso Fernando Capecchi di scoprire nuovi talenti. Collaborerà con il grande Gianni Ravera per fare questo, diventerà importante proprio nell'ambito del Festival di Castrocaro, che come ricorderete all'epoca era forse l'unico modo per arrivare per una nuova proposta al Festival di Sanremo. Tantissimi infatti sono stati gli artisti toscani che scoperti da Fernando Capecchi passando da Castrocaro sono poi diventati artisti importanti e di fama arrivando poi quindi al Festival di Sanremo. Si possono citare nomi importanti della musica degli anni 80 come Stefano Sani per esempio. Un amico sincero più non c'è. Oppure Zucchero. Posso chiamarti nuvola. E un po' più là, negli anni, anche il grande Paolo Vallesi. C'è anche un'altra umanità. Ma oltre a fare lo scopritore di talenti, era poi diventato impresario, poi di fatto, di tutti quegli artisti toscani che lavoravano nella musica e che erano arrivati anche a lavorare nella musica senza necessariamente passare dalla Vega Star. La voglia che mi spoglia amare te. Tienimi forte. Credere ancora un'altra volta che ci sei. A un certo punto poi inizia ad espandere il suo lavoro con la sua agenzia e inizia anche ad occuparsi di altro. Ed è proprio per questo che scoprirà poi grandi artisti dello spettacolo italiano, artisti che sono diventati presentatori come ad esempio Carlo Conti, oppure magnifici comici e intrattenitori e attori come Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello, che fra l'altro in varie occasioni ha anche fatto la parodia a Fernando Capecchi con esilaranti esibizioni. Allora Spagna l'ho lanciata io!
e l'ho lanciata io, non ero nessuno, non l'ho conosciuta. Fernando Capecchi si è occupato anche delle selezioni per Miss Italia, ha lanciato anche Bellezze Toscane per Miss Italia. Fernando Capecchi è morto a 80 anni. Aveva da poco festeggiato i 50 anni della sua agenzia di spettacolo, che era appunto la Vega Star. Era stato inoltre insignito dei titoli di cavaliere e grande ufficiale della Repubblica Italiana.